30 sono troppi gli autovelox installati nel comune di Orte, lo dice il Partito Democratico. Una meravigliosa sorpresa è l'affresco scoperto nei sotterranei dell'ex ospedale. Orte in cantina torna ai prossimi due weekend, formula vincente e collaudata. Ben trovati a tutti voi per questo nuovo numero di TG Magazine. Il Partito Democratico dice la sua sugli autovelox installati di recente sul territorio del comune di Orte. Lo fa attraverso una nota dove si legge che, pur ritenendo utili gli autovelox ai fini della sicurezza stradale, si denuncia la scelta unilaterale della giunta municipale di collocarne addirittura 30 lungo il tracciato urbano comunale. Si fa riferimento ovviamente alle colonnine di colore arancione. Il PD si dice convinto che il problema della sicurezza stradale, più volte denunciato, richiede interventi complessi e di sistema, quali un'adeguata progettazione delle strade, una rete capillare di illuminazione pubblica, marciapiedi, corsie dedicate a ciclisti e pedoni ed una manutenzione efficace del manto stradale. La repressione degli eccessi di velocità attraverso gli autovelox, seppur sacrosanta, è soltanto uno degli strumenti in materia di prevenzione, non l'unico. La nota prosegue poi analizzando l'aspetto economico. Il progetto dei dissuasori di velocità, si legge, è costato complessivamente ai cittadini di Orte 86.212 euro, finanziato solo per il 40% dalla Regione Lazio. Ognuna di queste colonnine arancioni rappresenta un costo di oltre 2.900 euro. Il PD non è contrario ai dissuasori in modo preconcetto, ma crede che il numero di colonnine installate sia eccessivo, il loro posizionamento in alcuni casi discutibile e la spesa sostenuta abnorme. Il quadrifoglio ha pensato di liquidare il tema della sicurezza stradale con queste installazioni, trascurando tutti gli altri strumenti di prevenzione, denotando per l'ennesima volta una carenza di progettualità e scegliendo la via più breve e meno efficace. Crediamo fermamente, continua la nota, che si sarebbe dovuto spendere di meno installando nei punti più critici del territorio al massimo un terzo dei dissuasori attualmente presenti ed affiancando a tale provvedimento altri interventi, come avvenuto in molti comuni. Infine, ci preme ricordare che la maggioranza, non più tardi di un anno fa, affermava l'impossibilità di reperire in bilancio circa 10.000 euro necessari a scongiurare il raddoppio delle tariffe della mensa scolastica e dello scuolabus. Oggi però spende più di 47.000 euro per finanziare, tramite le casse comunali, questo progetto faraonico. La conclusione della nota del PD è con una considerazione. Le risorse a disposizione degli enti locali, si legge, risultano sempre più esigue. Non basta più autodefinirsi la maggioranza del fare, la vera sfida oggi è rappresentata dal fare bene. Gli attuali amministratori sembrano aver perso la capacità di coniugare queste due parole. A farne le spese sono le casse comunali e i cittadini. Nei sotterranei di Orte è venuto alla luce un grande affresco di epoca medievale. Questo affresco era facente parte di un'opera più grande situata nella più non esistente chiesa delle Confraternite dei Raccomandati. Siamo con Abbondio Zuppante e l'assessore Ciocchetti per documentarvi un'ulteriore scoperta importante sicuramente per il patrimonio artistico di Orte. Ci troviamo nelle cantine dell'ospedale, nelle cantine che una volta servivano a funzione della struttura. Qui si vede un arco del 1300 che era un po' l'ingresso originario della chiesa dei Raccomandati, che aveva qui sede. È stata fatta poi una scoperta straordinaria pochi giorni fa. Non si tratta ovviamente dell'arco, che era ben conosciuto, ma di un affresco subito dietro. Un affresco databile intorno al 1420-1430, che è diviso in due scene e dedicate a Giobbe, San Giobbe. Io sono stato sollecitato da parte dell'associazione Veramente Orte e da parte dell'assessore, perché avevano veduto sotto l'intonaco delle piccole tracce di colore, e col semplice aiuto di un po' d'acqua, di una spugna, ho tolto dove possibile lo scialbo che c'era sopra e è venuto fuori un'opera notevole, una cosa non indifferente. Ecco, già l'epoca è molto interessante, insomma, non si trovano tutti i giorni affreschi del 1420. E poi c'è il fatto, insomma, che sia rimasto
un brandello in una chiesa che nel 600 è stata smembrata, in effetti, per fare poi, era stata abbandonata dalla confraternita. E quindi l'hanno abbandonata e è stato costruito sopra il monastero delle monache di Santa Maria di Loreto. Quindi un po' miracoloso questo ritrovamento, come Eh si sia sì, perché conservato? la chiesa appunto non esiste più in pratica nella sua pianta, è solo un brandello di muro che è Sì, e rimasto. tra l'altro è anche difficile riuscire a capire com'era perché lo riusciamo a dedurre soltanto dall'arco d'ingresso che è qui sopra di noi. Lo riusciamo a capire anche dalla parete di pietra esterna sull'arco detto di Pagliaccio. Sì, C'è la parete esterna che esterno della ci dà chiesa. le dimensioni della chiesa originaria. Assessore, allora questo affresco valorizza ancora il patrimonio, come dicevo, artistico di Orti? Dunque, gli ambienti sono fatiscianti, veramente fatiscianti, ci troviamo sotto gli ex ospedali di Orti, quindi effettivamente noi abbiamo trovato di tutto qui dentro. Abbiamo preso conoscenza di questi ambienti, li conoscevamo, ma li abbiamo osservati con più attenzione da quando praticamente il Comune di Orti ha voluto includere questi ambienti, i due lati dell'arco dei Pagliacci, quindi tutta via Manin, all'interno del progetto PIT per il recupero di alcuni ambienti di Orti sotterranee e quant'altro. Con i ragazzi veramente Orti ci eravamo trovati qui a fine estate e dietro alcune cartelle sanitarie che l'ospedale si è impegnato a togliere da qui avevamo notato questo colore. Io parlando, dando per scontato che invece fosse una cosa conosciuta, parlando con Abbondio Zuppante, con altri cittadini di Orti, ho intuito che questa era una cosa del tutto nuova. Secondo noi questi sono tutti punti e tutti spunti da poter bilanciare. Certo, questi ambienti sono veramente, veramente fatiscenti. Se poi farete magari qualche ripresa non c'è niente di male. In fondo sono delle cantine, sono utilizzate in questo senso negli ultimi anni e ci auguriamo di poterlo mettere a servizio veramente con tanti servizi anche culturali e turistici. I cittadini ci hanno richiesto di qualificarlo, questo potrebbe essere un motivo in più. Torniamo a parlare dell'affresco. È difficile adesso ipotizzare l'autore, ovviamente ci spingiamo molto in là, Senz'altro. però a prima vista, quantomeno la scuola si può individuare, che tratti sono, a chi si può attribuire, a quale scuola possiamo far risalire questo affresco, che poi tra l'altro è anche abbastanza grande. No, assolutamente ancora È non presto? siamo in grado di stabilire la provenienza artistica. La tendenza è quella comunque di scuola centro-italiana, romana o altolaziale o della vicina bassa Umbria della prima metà del 400. Saranno coinvolte ovviamente su questo studio anche la soprintendenza? Certamente, ma in settimana aspetto una visita della soprintendenza, anche se poi io sono qui in qualità di ispettore orario. Nel servizio precedente abbiamo parlato di confraternite, restiamo in tema. Sabato scorso si è svolta la giornata del confratello. L'aspetto pubblico più importante è stato l'atto di consegna dei lavori per il restauro della chiesa dell'ospedale. Rondelli, questa giornata sancisce l'avvio dei lavori di restauro, finalmente. Ecco, bravo, bravo Gianni, finalmente perché già più volte abbiamo annunciato questo nostro impegno del rifacimento completo del tetto della chiesa qui dell'ospedale e finalmente siamo giunti al momento. Ecco, la ditta ha già predisposto un po' qui tutto l'impianto per portare il materiale. All'interno della chiesa già ci sono tutti i travi, i travetti che servono per ecco, come dicevo prima, il rifacimento del tetto e quindi iniziamo. Le confraternite sono date da fare in questi ultimi tempi per reperire i fondi necessari, tutte le somme che occorrono per completare l'opera, però un appello ancora magari ai cittadini per fare di più, perché c'è da fare di più di quello che si era preventivato. Ma sì, effettivamente noi partiamo con una raccolta che aveva fatto, diciamo, la Confraternita delle Donne dello scorso, un anno e mezzo fa, che aveva raccolto 8.160 euro. Un altro migliaio di euro erano venuti dall'impegno di alcuni professionisti e commercianti di Orte. Il resto è, diciamo così, con le forze nostre. Noi siamo riusciti in questi ultimi 2 anni a mettere da parte diversi soldi proprio per le iniziative anche culturali che abbiamo fatto, ottenendo finanziamenti pure dalla Regione Lazio e dal Comune. C'è un impegno anche della stessa ditta che fa i lavori, che poi è una ditta locale, quella di Luciano Pastura, che ci viene incontro pure lui con un abbattimento notevole dei costi, e poi possiamo contare anche su un aiuto consistente di un professionista ortano, che ancora non facciamo il nome, che lo faremo
vedremo quando insomma, l'opera sarà terminata. Quindi l'impegno dei famosi 35-40 mila euro occorrenti per rifare il tetto possiamo dire che ce l'abbiamo ormai tutti quanti. Il problema nasce adesso per l'intenzione nostra è quella di rifare anche la facciata. Abbiamo visto che ci sono dei vetri che sono rotti lì sulla finestra che qui adesso è coperta, quindi il lavoro c'è, insomma, ecco, quindi forse molto probabilmente servirà un altro piccolo aiuto un'altra raccolta, della popolazione. Fermo restando che poi c'è stata la confraternita dello Stennardino che ha sede qui presso questa chiesa e che già ha preso dallo scorso anno l'impegno poi di ripulire la chiesa all'interno, specialmente sotto la cupola dell'altare dove c'era stato l'acqua insomma era penetrata notevolmente. Dovevamo iniziare subito dopo le feste dell'ottava medievale, poi per alcuni problemi burocratici e anche per impegni presi già dalla ditta iniziamo adesso, che certo non è il momento migliore per fare certi lavori, nel senso qui se rischia che piove una settimana è chiaro che per una settimana i lavori stanno fermi, quindi però penso per quella data l'impegno è questo insomma. Con il rettore della confraternita che ha sede in questa chiesa che sarà restaurata, l'impegno vostro in che cosa consiste? L'impegno nostro sarà di ripulirla, ristrutturarla e cercare di trovare qualcuno per mettere a posto tutti gli affreschi che stanno dentro. Ci sono sì alcuni quadri che vanno restaurati, ma ecco, ovviamente la confraternita utilizzerà le forze dei confratelli, le forze proprie. Le forze della nostra confraternita e gli altri confraternite che ci danno una mano. Domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre è in programma la 7ª edizione di Orte in Cantina. L'obiettivo dell'evento è quello di realizzare un connubio tra cucina, cultura ed arte attraverso percorsi enogastronomici. Con noi in studio c'è ospite Francesco Carpisassi, presidente dell'Associazione dei Groove. Ben trovato. Grazie. Allora, cosa prevede questo itinerario? Allora, l'itinerario è un percorso enogastronomico dove il turista che prevede di fare questo percorso paga un ticket iniziale al chiosco di Sant'Agostino e poi si accinge a fare il percorso. Inizia con un antipasto nelle due cantine che si trovano a Piazza Pia di Marmo, dopodiché si passa al primo che di solito è la polenta. Poi si va al secondo primo che sono Casarecce con cinghiale per poi proseguire per i due secondi, uno noi la chiamiamo barbaia, in realtà è guanciale con l'aceto e salvia, e per finire con spezzatino di cinghiale. Ultima cosa sono i dolcetti Casarecci e dopodiché si passa alla piazza che è gestita dalla Proloco dove ci sono le castagne e vin brûlé. Bene, quindi un percorso con delle tappe molto gustose. Quando nasce questa manifestazione e quali sono, diciamo, gli altri soggetti che sono impegnati nell'organizzazione di questo evento oltre alla vostra associazione The Groove? Ok. L'associazione nasce nel 2006, Orte in Cantina invece nasce l'anno dopo, nel 2007. Devo citare un attimo che chi è stato il promotore è il vecchio presidente Giuseppe Pellucci, ci tengo a dirlo. Per quanto riguarda le associazioni che partecipano a Orte in Cantina sono molte. Potrei citare alcune tipo veramente Orte per quanto riguarda la parte sotterranea e la Proloco importante e la consulta giovanile che ci dà una grossa mano e lo stesso comune e il comune di Orte, il certo, stesso comune di Orte. Ecco, negli anni diciamo l'affluenza delle persone chiaramente immagino che sia aumentata, ma rispetto ecco, agli inizi magari c'è una partecipazione maggiore anche da persone che provengono al di fuori del territorio della Tuscia, quindi chiedo questo, ecco, oltre agli operatori e agli appassionati di enogastronomia della Tuscia, ci sono altri operatori che magari affluiscono ed altri appassionati che magari provengono da altre zone? Diciamo che già dal primo anno è stato
stato un notevole successo da parte di operatori che vengono soprattutto nella provincia romana. Bene, quindi avete Roma. Registrato anche una presenza romana. Sì, sì. Benissimo. Ecco, devo dire che adesso siamo anche sul Ternano e addirittura anche sulla parte di Civitavecchia, anche se sempre provincia romana. Però. Benissimo, quindi il nostro territorio è apprezzato anche insomma da altri, da parte di altri, di altri cittadini. Insomma. E per info e prenotazioni cosa debbono fare? Gli interessati che volessero partecipare ad Orte in Cantina? Possono accedere tramite il sito www.thecruve.it e mandare un'email oppure telefonare al numero 331 344 0225. Benissimo, grazie per essere stato con noi, continuiamo con il nostro notiziario. Ed ora è il momento della rubrica Albo Pretorio, do quindi la linea a Gianni Di Felice. Una buona sera ed eccoci ancora con l'appuntamento di Albo Pretorio. Vediamo la lettura delle delibere che sono state pubblicate sul sito del comune di Orte, sul sito internet. Ne abbiamo scelte quattro che abbiamo ritenuto fossero le più importanti. C'è una delibera che approva in linea tecnica ed è sui fini della richiesta di finanziamento del progetto definitivo per l'adeguamento sismico della scuola media di Orte, con un primo lotto di 874.000 euro circa. Si dà atto che, come da verbali di validazione, l'amministrazione è in attesa del finanziamento per avere la copertura finanziaria dell'opera, che è in attesa di acquisire tutti i pareri comunque. Altra delibera, si approva la variazione del quadro economico del progetto esecutivo per la realizzazione della strada in località Molegnano, il primo lotto, il primo stralcio, articolato come specificato nella premessa della delibera. I lavori finanziati riguardano comunque la somma di 275.000 euro dalla Regione Lazio e 38.000 euro con fondo di bilancio comunale. Altra delibera riguarda il capitolo dell'assistenza sociale, si liquidano i soggetti che necessitano di immediata assistenza e su proposta del servizio sociale comunale, previa comunicazione scritta dal sindaco, e di ricostituire per l'anno 2013 il fondo di spesa in cui in premessa nella misura di 2.000 euro. La premessa ovviamente era nella prima parte della delibera. Ultima delibera che abbiamo ritenuto di darvi notizia è l'approvazione di una gara mediante la procedura di cottimo fiduciario per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale. C'è poi ovviamente tutta la specifica per quanto riguarda la gara di appalto. Passiamo alle determine, ce ne sono tre. Si determina di aggiudicare definitivamente alla cooperativa sociale Fraternitas il servizio di gestione del centro H di Orte fino al 15 luglio del 2015 al costo presunto complessivo di 146.000 euro circa, con diversi capitoli impegnati nel bilancio del 2013, 2014 e 2015. Altra determina riguarda l'aggiudicazione alla cooperativa Venire Onlus di Soriano il servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili fino al 30 giugno 2015. Anche qui ovviamente i 134.000 euro impegnati sono suddivisi nei tre anni di bilancio. E ultima determina, anche qui l'assegnazione alla cooperativa Avvenire di Soriano nel Cimino del servizio di sorveglianza degli studenti che usufruiscono del servizio scuola bus. Anche qui c'è la somma di 156.000 euro circa ripartita nei tre anni di bilancio, vale a dire 2013, 2014 e 2015. È tutto per quest'oggi, grazie per l'attenzione e ovviamente appuntamento alla prossima settimana con Albo Pretorio. Oggi abbiamo un secondo ospite in studio, Maria Rita Chiara Pantaleoni, che saluto con molto piacere, ben trovata. Buongiorno. Ti avevo eri stata invitata alla nostra trasmissione per presentare il tuo libro Sospesa. Invece oggi, quest'oggi sei qui perché hai partecipato ad una puntata di un programma che va in onda su Sky ormai da diverso tempo, che è Conosco un Posticino, al canale 412 di Sky. Esatto. Quest'anno condotto da Corrado Fortuna, questo attore palermitano, che appunto ti ha visto protagonista di una puntata. Ecco, vuoi raccontarci questa avventura? Sì, con piacere. Allora, la puntata Prego. È partita appunto dalla piazza, da questo incontro tra me e l'attore Corrado. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, io ho fatto un piccolo quadro generale del mio paese e
e l'ho portato nei posti più tipici e a me cari, come per esempio l'angolo del pane, dove tutte le mattine prendo la pizza, oppure dallo stesso barbiere, che ancora è un posto molto caratteristico, credo, perché nei piccoli paesi ci sono realtà diverse rispetto alla città, e quindi loro sono rimasti molto, molto colpiti da questo. E infatti lì si è anche tagliato la barba, proprio con tutte le attrezzature dell'epoca. Era un po' scettico, però poi dopo è andato tutto a buon fine. E poi abbiamo fatto un giro nei sotterranei, che secondo me è la parte più bella e da valorizzare, diciamo, del paese, perché comunque c'è tutta un'altra realtà, e quindi vale la pena veramente portarla alla luce, portarla allo scoperto. E secondo me, tramite questa piccola trasmissione che ho avuto, diciamo, anche la fortuna di poter partecipare, certo, ho dato un contributo nel mio piccolo al mio paese, che credo che sia molto importante per noi giovani portarlo avanti e non lasciarlo così scoperto. Certamente. Quindi credo che tutto debba partire da noi, e poi da noi giovani, ecco, questo intendo, è una cosa molto importante. Io sono stata molto contenta di aver fatto questo per Orte. Bene, quando va in onda questo programma? Allora, il programma è andato già in onda, è andato in onda su Sky. Ci sono ovviamente delle repliche, guardando magari il palinsesto televisivo di Dove TV ci saranno appunto queste repliche, per chi ha Sky si può sicuramente rivedere. E ricordiamo anche gli orari? Allora, gli orari delle repliche non li so. Comunque è un programma che va in onda il giovedì. Sì, il giovedì. Il programma in sé per sé va in onda il giovedì alle 22, dura un'ora circa, e con Corrado Fortuna, appunto, che gira l'Italia e va alla scoperta di tutti questi piccoli posti meravigliosi che magari rimangono anche nascosti. Le realtà del nostro paese, le più piccole realtà del nostro paese, un viaggio realtà all'interno delle più piccole realtà del nostro paese. Esatto. Maria Rita, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie a te, Franci. Buon lavoro. Grazie. Ora spazio alle notizie dall'Umbria. La redazione di Avinews quest'oggi ci parla di Expo 2015, al quale parteciperanno molte imprese agricole dell'Umbria. Vediamo il servizio. Maurizio Martina, sottosegretario alle politiche agricole, forestali e alimentari. L'Expo 2015 sarà sicuramente una grande opportunità di valorizzazione per le imprese, per i territori, quindi anche per l'Umbria, che sui temi appunto dell'Expo, che saranno l'alimentazione e i cibi sani, sia sempre stata in prima fila. Assolutamente sì, Expo è una grande occasione per tutto il paese, lo sarà ovviamente anche per Perugia, per l'Umbria, vorrei dire in particolare per queste realtà che hanno tantissimo da raccontare dal punto di vista del loro modello di sviluppo, dell'incrocio tra cultura, agricoltura, territorio, beni artistici, culturali. Expo è una grande piattaforma per tutti i territori, considerate che durerà 6 mesi e che in Expo ci saranno 140 paesi. Quindi una grande possibilità di dialogo con il mondo. E devo dire che noi stiamo preparando molto bene questo appuntamento e vogliamo che ci sia l'assoluto protagonismo dei municipi e delle regioni. Vladimiro Boccali, presidente di ANCI Umbria. Si avvicina l'appuntamento con Expo 2015. Come associazione dei comuni avete già in mente quali iniziative portare avanti, quali programmi intraprendere durante i 6 mesi di Expo? Ma innanzitutto una considerazione di metodo. Noi siamo qui oggi con il sottosegretario e la presidente della regione perché vogliamo lanciare un lavoro comune, così come è stato con la candidatura a Capitale Europea della Cultura, che sarà uno dei luoghi in cui elaboreremo anche il percorso per la nostra presenza a Expo 2015. Vogliamo lavorare insieme, dobbiamo portare sia le eccellenze della nostra regione, soprattutto in un contesto come quello di Expo, il cui tema è nutrire il pianeta,
i flussi che da Expo deriveranno, flussi di turisti o di turismo, di investimento, proiettarli anche nel nostro territorio. Oggi siamo qui a discutere per questo, siamo attrezzati e stiamo lavorando con la regia della regione, i comuni, le imprese, le associazioni datoriali, ma anche tanta società civile per essere appunto uno dei protagonisti di uno di quegli appuntamenti fondamentali per la storia di un paese. Il Consiglio provinciale, nella seduta di martedì 19 novembre, ha approvato le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, un'operazione resasi necessaria per consentire a Palazzo Gentile di accendere dei mutui per un totale di 8,5 milioni di euro che verranno utilizzati per effettuare importanti lavori sulle strade, sugli edifici scolastici e sulla sede dell'ente. Ed ora il consueto appuntamento con il Meteo 3B per vedere le previsioni meteorologiche e con la Infomobilità per il Lazio per conoscere la situazione del traffico sulle nostre strade regionali. Un cordiale saluto da Daniele Berlusconi di trebimeteo.com. Giornata di domenica ancora molto instabile sulla nostra penisola, seppur con fenomeni che tendono ad attenuarsi a partire dalle regioni settentrionali e poi da quelle tirreniche, mentre insisteranno ancora al centro-sud e in particolare sui versanti adriatici della penisola. Diamo uno sguardo alle temperature che saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi al nord. Le massime invece saranno in aumento al nord con valori che torneranno finalmente a superare i 9-10 gradi, mentre saranno stabili altrove o in lieve diminuzione sui versanti adriatici della penisola. Diamo ora uno sguardo alle previsioni per il nord, con una giornata che partirà inizialmente ancora molto nuvolosa, soprattutto sulla Valpadana e sul Triveneto, con qualche pioggia sparsa, più insistente sull'Emilia-Romagna e anche qualche nevicata sull'arco alpino oltre gli 800-1000 metri. Tende a migliorare dal pomeriggio a partire da nord, con schiarite in estensione poi dalla sera a tutte le regioni. Vediamo ora al centro come la giornata sarà ancora instabile, soprattutto sulla dorsale e sui versanti adriatici. Al mattino ancora qualche piovasco possibile sul basso Lazio, ma poi tende a migliorare un po' su tutte le tirreniche. Mentre peggiora ulteriormente in serata sui versanti adriatici, dove arrivano anche acquazzoni e temporali. E infine al sud è giornata piuttosto instabile su Campania e Sicilia, con acquazzoni anche diffusi. Qualche piovasco anche sulla Calabria, mentre andrà un po' meglio altrove, ma in serata tende a peggiorare sulla Puglia. Infine in Sardegna giornata ancora un po' instabile, con acquazzoni che ancora una volta tendono a concentrarsi sui versanti orientali dell'isola. Bene, per il momento è tutto, per aggiornamenti in tempo reale seguiteci anche sui social network, su Facebook, Twitter e Google+, cercando Trebi Meteo. Disagi ancora per chi viaggia oggi per le successive 18-24 ore per via dell'allerta meteo data dalla Protezione Civile, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e forti raffiche di vento. Raccomandiamo di viaggiare con prudenza e di rispettare la distanza di sicurezza e il limite di velocità. Ritardi sulla linea FL8 per un guasto agli impianti di circolazione tra Roma Termini e Nettuno, previsti quindi forti ritardi e cancellazioni. A cura dell'assessorato alla mobilità della Regione Lazio e dell'ACI. Siamo ora giunti all'appuntamento con il Cine Alberini di Orte. Questa settimana verranno proiettati due film. Il primo film è Una piccola impresa meridionale, sabato 23 alle ore 21.45, domenica 24 alle ore 17.45, 21.30, martedì 26 e mercoledì 27 alle ore 21.45. In questi due giorni il costo del biglietto è a soli 4 euro. Il secondo invece è un film per i bambini, per i più piccini, Planes, domenica 24 alle ore 15.30. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo.